Allora, buongiorno a tutti. La storia dell'amianto, non tanto nella zona qui in Campania, nelle zone a noi limitrofe, ma in assoluto, è la storia di quello che può essere l'occasione perduta del progresso. Il progresso molto spesso porta avanti alcune cose che sembrano rivoluzionarie, ma poi ci accorgiamo a distanza di tempo, anni o decenni, che era un progresso non sostenibile. Il primo caso in assoluto della storia in cui è stata descritta una malattia direttamente legata all'amianto risale al 1908, in cui l'amianto. Poi ci vollero 25 anni prima che in qualche modo ci fosse, dal caso singolo, ci fosse la consapevolezza che probabilmente non era un caso unico sporadico, ma era qualcosa che colpiva a tappeto più persone. E quindi cominciò una sorta di sorveglianza sul, questo ovviamente non in Italia. Passano ancora qualche anno e negli anni 30 ci fu il primo caso descritto di carcinoma legato all'amianto, e nel 1992 l'Italia era imbottita di amianto ovunque. Un elemento, ricordate che l'amianto si può, le fibre di amianto si possono sfibrare quasi all'infinito. Una fibra di amianto può essere 1000 volte più piccola di un capello, il che significa che può entrare dappertutto. Ora, il pericolo adesso non è più legato all'uso dell'amianto, ma alle modifiche, alla presenza dell'amianto che sta un po' dappertutto. Il problema dell'amianto, vorrei dare un'intervenzione tecnico-scientifica, è legato soprattutto a tre fenomeni: la presenza, dunque, durata dell'esposizione, latenza e presenza dell'ambiente. La latenza si ritiene, infatti, questo è stato confermato anche in animali al laboratorio, la latenza si ritiene massimo 30-35 anni, ma in realtà se una persona campa 50-60 anni è probabile, questo appunto non lo possiamo sapere perché abbiamo a che fare col ciclo vitale della persona, è probabile che il danno si manifesti comunque, però la persona avrà prima altri problemi di salute, perché ovviamente entra nella vecchiaia, per cui molte persone non hanno il tempo, fortunatamente, di manifestare i danni legati all'amianto. E poi, diciamo, l'esposizione ambientale. L'esposizione ambientale, questa cittadina australiana, dopo diversi anni, fu rilevato che l'incidenza di tumori, soprattutto i tumori alla pleura, era più alta rispetto ad altre cittadine, ad altre città limitrofe. Paradossalmente, però, l'esposizione, la incidenza di tumori era maggiore nelle donne rispetto agli uomini. E questo perché? Poi dopo si è capito. Perché in realtà gli uomini, se c'erano quelli che lavoravano nell'industria, d'accordo, ma molti degli uomini andavano via a lavorare in altre città, per cui quelle che restavano erano le donne in quella città, che quindi assorbivano, diciamo, l'esposizione ambientale di amianto. Quindi paradossalmente fu lanciato l'allarme: guardate che anche chi sta in una zona in cui nell'ambiente sono disperse le fibre può avere questi problemi, perché fu descritto soprattutto nelle donne. Ora, le fibre vengono inalate per due vie, respiratoria e digerente. Il principale problema è legato appunto al fatto che è un induttore di tumori, ma non solo di tumori del polmone e della pleura, ma tumore a qualsiasi organo e apparato, tumore laringe, esofago, stomaco, colon, letto, qualsiasi organo e apparato può essere esposto, perché si dice in termini che è un promoter, cioè la sua presenza innesca un processo che promuove la trasformazione neoplastica in un organo bersaglio suscettibile ad altri fattori. E quindi tumori a livello di tutti gli organi e apparati. Ora, la mia storia con l'amianto, a parte le conoscenze tecniche, partita proprio con gli amici della isochimica di Avellino, dove in pratica mi furono sottoposti tutta una serie di soggetti, cartelle cliniche, esami, e in cui io lanciai l'allarme dicendo: guardate, la domanda che si fa sempre, che molti di voi probabilmente si sono sentiti fare: ma quanti sono le persone morte per amianto? E dimenticando il problema che la latenza è 30-35, può arrivare fino a 50 anni, quindi il calcolo non si fa su quelli che sono morti adesso,
ma si fa su quelli che potrebbero avere dei danni nel periodo ritenuto biologicamente utile perché si possa manifestare la malattia. E questo esame degli amici prima della isochimica, poi ci sono giunti anche quelli della Nexas, c'erano alcuni che già erano morti di tumore, ma tutte le cartelle cliniche di tutti quanti gli altri mostravano sostanzialmente tutti, tranne uno, di cui vi parlerò dopo, tutti mostravano due quadri, o le cosiddette placche plemiche, cioè queste fibre passando nel polmone, passando attraverso la pleura ilica, per cui la pleura si spessisce ed è una fase precancerosa in molti casi, però sempre con questi periodi di latenza uno può avere le placche plemiche, però poi può sviluppare il tumore dopo 30, 40, 50 anni. Oppure avevano proprio il lavaggio procalveolare, facendo l'esame, fibre di amianto nel lavaggio, quindi avevano ancora queste fibre negli alveoli. Tutti tranne uno che in qualche modo rappresentava, sembrava rappresentare una speranza, vabbè, almeno non tutti, con costernazione dopo qualche mese sapevo che anche questo era morto di un altro tipo di tumore, non al polmone, ma di un altro tipo di tumore.